ringrazio per essere qui questa sera e vi dico subito che siete entrati in un labirinto. Da questo momento in poi sarà difficile riuscire a trovare l'uscita. Lo dico anche ai bambini, perché siamo rimasti prigionieri di qualche orco cattivo. Comunque io mi presento, sono Giulio, sono il regista di questa compagnia teatrale che si chiama H, Associazione Culturale Casa Massimese Apulia. Siamo ospiti delle Officine UFO, facciamo lo spettacolo stasera ma anche martedì prossimo, il 29, quindi se vi piacerà passate parola perché ci sono ancora posti disponibili. Ma veniamo alla commedia di stasera. Si chiama Puccettina e la bottega delle sette leghe. Però forse voi conoscete meglio Pollicino. Pollicino, tu non lo conosci Pollicino? Pollicino è una favola che è stata scritta alla fine del 1600, e sapete quando? Quando c'era una grande crisi, le persone morivano di fame, sapete perché? Perché c'era una piccola era glaciale, in Europa, sì, cioè il terreno era tutto ghiacciato per 70 centimetri, dalla superficie fin sotto, e quindi le persone morivano di fame. Ecco perché il papà di Pollicino abbandona i fratelli, i figli e Pollicino nel bosco, ve lo ricordate? Perché non sapeva come fare, poverino. Per 70 anni è durata quella crisi. Oggi noi siamo all'inizio di un'altra grande crisi e quindi anche noi dobbiamo vedere con quale orco dobbiamo lottare, perché Pollicino lottava con un orco, perché l'orco nel bosco voleva mangiarsi i fratelli e Pollicino, no? Ve lo ricordate? Qui noi invece abbiamo Puccettina, che è una piccola bambina, anche lei figlia di contadini, che dovrà cercare di salvarci tutti. Perché? Perché dobbiamo riuscire a uscire da questo labirinto, vedete? È un labirinto, non si capisce niente. Di qua c'è l'antro dell'orco, di là c'è la casa del contadino, del papà di Puccettina, in mezzo c'è il bosco dove ci si perde e non si trova più la strada. Il difficile è trovare l'orco. L'orco del 1600-1700 era l'era glaciale. L'orco nostro di oggi è, come dire, sono i mercati finanziari, no? Ma è difficile riuscire a capire. All'interno della commedia ci sono dei riferimenti, riferimenti che qualcuno forse riuscirà a comprendere. Parlo di un certo Donald, di un certo Nicky e di un certo Cokie. Fate voi i riferimenti, probabilmente sono delle multinazionali che vengono nascoste da questi nomi. Ma Puccettina ha bisogno di aiuto, e adesso mi dovete aiutare perché io voglio riuscire a capire se vi ricordate quei personaggi che dovranno aiutarci a scappare da questo labirinto, perché sennò noi non riusciremo a uscire da qui stasera. E allora Puccettina ha la fortuna di incontrare un certo Ulisse. Ve lo ricordate chi è Ulisse? Sì, ma era stupido Ulisse. Era stupido? No, non era stupido. No, era astuto, no? Riusciva a scappare dal suo orco. Il suo orco si chiamava? Con l'occhio al centro. Polifemo, bravissima. E poi, che altro faceva Ulisse? Scappava dalle sirene, no? Perché poi mentre navigava le sirene lo chiamavano e riusciva a scappare anche dalle sirene. Quindi è uno in gamba anche Ulisse, quindi ci potrà aiutare anche Ulisse. Però veniamo a un personaggio più difficile, Teseo. Lo conoscete Teseo? Pure Teseo conoscete. E che ha fatto Teseo? Pure lui aveva un orco particolare, aveva le corna quest'orco. Come si chiamava?
Minotauro, Minotauro. Teseo è un grande eroe, però gli eroi in effetti certe volte sono deboli. Sì, sono deboli e indeboliscono, bravo, perché poi alla fine uno delega l'eroe. E vedremo che questo Teseo qui non è proprio uno di quelli che ci potrà aiutare. Però Teseo ha una persona che lo aiuta, una certa Arianna, bravissima. Meno male che ci sei tu, perché sennò io non andavo avanti. E Arianna cosa fa? Aiuta proprio a uscire dal labirinto, perché in questo modo noi riusciremo a uscire da questo labirinto. Quindi speriamo che Puccettina faccia amicizia con questi personaggi, si metta insieme, collabori, non ci sia competizione fra di loro, come succede in questo mondo oggi, e insieme forse riusciranno ad aiutarci tutti. Cos'altro devo dirvi? Vi devo dire di ridere sguaiatamente, a voce alta e a crepapelle. Buon divertimento. Sento odor di contadinucci. Se trovo chi continua a vendere questi prodotti sani e locali, me lo mangio in un boccone. La mia azienda non può sopportare questo tipo di concorrenza. Però non posso fare tutto io. Uffa, è tardi per fare questi inseguimenti. Ciambellano Donald, pensaci tu. Io ora devo andare a caccia. Non si preoccupi, Messer Orco. Ora ci penso io. E se non bastasse, gli sguinzaglio dietro i nostri avvocati. Ah. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Tutto buono, genuino, senza sfruttamento dei lavoratori, men che meno minorile. So che sei qui vicino e che puoi ascoltarmi. Se ti trovo con quella merce in mano, ti faccio passare i guai. Ecco, tenete, non fatevi scoprire. Poi tornerò a prenderli. Vieni da me che sistemiamo tutto. Io ti faccio lavorare 18 ore al giorno e in cambio vendo i tuoi prodotti. Signore, sto venendo da lei, signore. Mi assicura che non c'è l'orco? Ma certo, stai tranquillo. Vieni, vieni.
Non ho niente con me, signore. Ho sentito quello che ha detto, ma non sono io il contadino che cerca. Una bella bambina, ma come sei piccolina. Vediamo se hai detto la verità. Fammi controllare. Aspetti, faccio da sola. Visto? Non ho niente. Tu non mi convinci. E in ogni caso, io ti porto dall'orco. E lì potrò controllarti come... Un momento! E se mi catturi non ti dico dove è andato il contadino che stavi inseguendo. Perché me lo diresti? Sì! Va bene, indicami la strada. Allora, seguimi, se ne sei capace. Piccola furbetta, ma non finisce qui. Ti acchiapperò la prossima volta. Oh, e ora come faccio? Se torno dall'orco senza la contadina, rischio licenziamento. Cercherò qualcun altro. Vediamo. La piccola contadina era nascosta lì. Vediamo se troviamo qualcosa. Altri prodotti puri! Ah, vi ho scoperto e ora verrete con me! No, noi non vogliamo venire con te! Vi farò lavorare per l'orco! No, l'orco è un sfruttatore! Ecco qua! Adesso... Prendete! Avanti! Avanti! Ognuno rega con le mani. Anche tu. Su, in piedi, che il tempo è danaro. Per me. Venite, in fila per uno, seguite. Dove sei? Lo Godopi chiama. Sto raccogliendo le olive per i produttori du Nord. Le olive sono le nostre. Loro ci mettono il nome sopra e
Starkesh sopra le spalle nostre. Papà, hai visto i miei fratelli? Erano con me nel bosco per superare le barriere dell'orco e siamo stati scoperti. Non figlia me, è da stamattina che non li vedo. Da quando siete usciti? Dalle 4. Sai, papà, sono preoccupata. Questa volta stava proprio per catturarmi. Non ti si preoccupare, figlia me. L'orco sarà distratto. Perché c'è un tizio venuto da oltremare, da un'isola del sud, che sta cercando di oltrepassare le barriere commerciali che ha messo l'orco. E come farà? Cus contadino, con i suoi soci, si è nascosto col suo prodotto nella pancia di un cavad grease. Aspit, figlia me. Mo che mi ci fai pensare, il tipo mi ha detto che stamattina, mentre tirava nel cavallo, ha visto un tizio che catturava 6 ragazzi. Oh, papà, sono ancora più preoccupata, il numero coincide, i miei fratelli sono in pericolo, vado a salvarli. Guardatino, figlia me, non ti cacciare nei guai. Io adesso devo riprendere il lavoro, altrimenti il mediatore mi abbassa il prezzo per il ritardo. Devo salvare i miei fratelli, ma come faccio? Quale sarà la strada? Dove sarà? Ma questo? Cos'è? Un grande cavallo? Deve essere quello di cui mi parlava mio padre. Senta, cuccettina, sta arrivando qualcuno. È meglio nascondersi. Accidenti! E di nuovo Donald, il ciambellano dell'orco. Quel viscido Donald. Gli farò prendere un brutto spavento. Farò finta di essere lo spirito del bosco. No, meglio di no. Uno così non si spaventa per certe cose. È meglio se mi fingo un brigante. Adesso prendo questo ramo e gli infilo in cima questo cappellaccio. Penserà che sono un brigante gigante. Ferma lì! Chi sei? E cos'hai? Chi sei tu? Non mi fai paura. Non ti faccio paura, eh? E allora? Guarda com'è grande il mio cavallo e capirai che posso schiacciarti con un piede. Lo vedi? È quello che sta brucando in quella radura. Ma guarda che sono anch'io della tua pasta. Io sono Koki e sono l'accompagnatore di un produttore mondiale di bevande che si chiama Polifemo. No, io ti conosco. Tu sei Donald, il ciambellano dell'orco, con cui ho un conto in sospeso. No, ti sbagli, non sono io. Certi lavori portano a vestire allo stesso modo, e poi la professionalità porta anche ad agire alla stessa maniera. Vediamo se rispondi esattamente a questa domanda. Hai visto 6 ragazzi? Se sai qualcosa, non ti ucciderò. Perché? Vuoi uccidermi? Oh, no, ti prego, non farmi del male. Ti dirò tutto quello che so. Un certo nessuno li ha rapiti e li ha portati dall'orco. In quale direzione sono andati? Da quella parte. Sono stati nascosti nell'androne più grande dello stabilimento Polifemo. Ma nessuno è capace di arrivare lì. E soprattutto, nessuno ne è mai uscito. Ma tu lavori per lui, quindi sai la strada. Io lavoro per lui perché sono costretto, ma non condivido. E sarà per questo che mi tiene sempre in giro a procacciare affari. Non mi fa mai entrare in ufficio. Sono sempre in mezzo alla strada. Anche io sono una vittima del sistema. E poi c'ho famiglia. Devo portare il pane a casa. Se vuoi, puoi cambiare vita. Non ti resta che rimboccarti le maniche. E ti consiglio di cominciare subito. Fila via!
Devo tornare indietro e cercare i miei fratelli. Ma come faccio? Se mi avventuro da sola nella foresta, rischio di perdermi. Ci sono! Prenderò questi sassolini bianchi per non perdere la strada e ritornare a casa. Che brigante ingenuo! Si è bevuto tutto quello che gli ho detto. Non è vero che quel nessuno contadino di un'isola del sud ha rapito i ragazzi. Con i pregiudizi che ci sono oggi sui forestieri è stato facile ingannare il brigante. Anzi, la verità è che anche nessuno e i suoi uomini sono stati catturati dall'orco. Ricominciamo a lavorare. Vediamo se troviamo quel contadino che ha quella risorsa idrica che ci serve tanto. Deve essere da queste parti. Ehi, di là! C'è nessuno? Forse è meglio dire se c'è qualcuno che dovesse ripresentarsi quel contadino greco. Ehi, c'è qualcuno? Chi cercate? Cerco un uomo fortunato. E cioè? Cioè? Voi. Io? No, care signore, ci deve essere per forza uno sbaglio. Niente affatto, cerco proprio voi. Vi devo proporre un contratto capestro. Un contratto truffa. Mannaggia, mi sfugge la parola. Ah, ecco, un contratto conveniente. Ma per chi? Per noi. Per voi, per loro, non stiamo a sottilizzare. Io ti propongo, possiamo darci da tu? Veramente, ti propongo questo, per un euro, al giorno devi attingere e vendermi l'acqua del tuo pozzo. Ehi, senti, a proposito, hai da bere? Da parlare di acqua mi è venuta a sete. Tengo scritto che sa borraccio. Ah, non ti preoccupare, la farò bastare. Senti, vorrei anche sciacquarmi la faccia. Sai, col viaggio che ho fatto. Sentite, veramente, l'acqua è poca. Io non... Lì c'è un secchio di acqua. Che se l'acqua per l'orto? Non ti preoccupare. Da domani non avrai più bisogno dell'orto. E perciò non avrò più bisogno dell'orto? Ti darò un lavoro fisso. E potrai cominciare subito a lavorare, perché la mia azienda ha bisogno di acqua per produrre le bevande. Ah, guadagneremo un sacco di soldi. Tu mi dai l'acqua e io ti pago il 4%. Non solo, ma aggiungo per la tua manodopera addirittura l'1%. A te andrà niente meno che il 5%. Mentre invece il profitto di quelli che, poverini, lavorano per vendere la tua acqua fresca, la distribuzione all'ingrosso, è del 49%. E poi tocca ai poveri dettaglianti, che hanno a che fare con il consumatore, che notoriamente non è intelligente, quindi bisogna convincerlo. E a questi poveri commercianti, messi alla prova dalle richieste più assurde dei clienti, non vogliamo riconoscere almeno il 46%? Certo che sì. Come vedi, alla fine, la tua sporca acqua, senza neanche un'analisi sanitaria, la facciamo diventare un prodotto rinomato dal marchio inconfondibile. Capito?
No. Ma sai, certe volte non c'è bisogno di capire. L'importante è accettare. Accetti? No, ne... No. Ma cosa credi? Che siccome vivi in campagna, sei lontano dai luoghi dove si combattono le battaglie? Credi che certe cose non possono accadere anche a te che vivi in Italia? Credi che certe cose accadono solo in India o nel Chiapas? No, amico mio, queste cose accadono anche qui da te. Abbiamo diverse possibilità. La prima, se non sei interessato ci devi vendere la terra. La seconda, se non ci vuoi vendere la terra andremo dai tuoi vicini e da quel terreno ti ruberemo l'acqua. E come terza possibilità, inoltre, ti voglio informare di una cosa. Accetta, senti a me. So che qui vicino costruiranno un'area dove scoibenteranno l'amianto per poi isolarlo. Scoibentiamo che? Amianto. Veleno! Ti basta respirarlo e ti viene il cancro! Ex fibronit. Ex stanic. Facoltà di ingegneria. Demolizioni ferroviarie non ti dicono niente? No. Meglio così. Allora accetti. Ma perché io? Perché tu, con noi, potrai continuare a lavorare. Perché l'amianto nell'acqua non è pericoloso. Allora accetti. Dove vai? Ma i miei figli? Penseremo anche a loro. Anzi, ci abbiamo già pensato. Prendi le tue cose. Adesso ti faccio vedere quello che devi fare. Croc. Croc. Sto mettendo al sicuro il tuo investimento per la fuga. Ma come al sicuro? Li sto togliendo dal sentiero. Come farò a ritrovare la strada fatta? Ci penserò io. Quando vorrai, ti renderò i tuoi mattoncini e le tue mollichine di pane. Ma chi ti ha chiesto niente? E poi chi sei? Sono la cornacchia Bank Sass. S-A-S, senza alcuna scrupola. Prendiamo.
i tuoi sacrifici e gli enormi investimenti fatti per metter su un'impresa come la tua e promettiamo di aiutarti. Il nostro unico obiettivo è il profitto ad ogni costo, fatto senza sudare. E che mette a repentaglio tutto? Come dici? E che mette a repentaglio tutto? Come dici? Che mette, scusami, un calo di voce. Ho ricoscritto piccolo, 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 piccolo. Ma come vedi, puoi sempre leggere attentamente le avvertenze. E che dicono? Dicono che noi forniamo una soluzione e una risposta a chi ha bisogno di liquidità. E tu in questo momento ne hai urgente bisogno. Leggerai dopo. Ora dobbiamo fornirti i mezzi per raggiungere i tuoi fratelli, liberarli e fuggire con loro. Io... tu ci aspetterai qui? Sì, sì, ti aspetterò qui. E in cambio dei tuoi mattoncini, delle tue gnam, mollichine gnam, di pane gnam, ti farò strada, gnam gnam gnam, per ritrovare la via del ritorno, gnam. E tu ci aspetterai qui? Fidati. E come faremo a ritornare qui? Piccolina mia, non possiamo mica pensare a tutto a noi. Questa è l'economia finanziaria del mercato globale, un'invenzione fatta dai grandi usurai senza patria. Qualcuno dice che altro non è che l'esaltazione dell'egoismo umano a danno delle economie nazionali e popolari, che genera solo disastri umani ed economici, sociali ed ambientali. Ma come vedi, puoi mettermi subito alla prova, anzi proviamo subito, che il pane è finito, mettiti qui. Sì, 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 sì. Mettiti qui e conta fino a 10. Io ti verrò incontro per mostrarti la strada. Conta. È 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cornacchia? Dove sei? Cornacchia? Se n'è andata! Non c'è! Mi ha lasciata da sola nella foresta e se n'è andata via portandosi le mollichine e i sassolini bianchi. Come farò a ritornare a casa? Mi ha lasciata in bocca all'orco. Hai visto cosa succede? Uscire fuori dal gregge? Volevi vendere le tue le cornie senza passare dai padroni del mondo? Volevi contattare la natura del mercato? Ma noi ti mangeremo prima di loro! Noi riusciremo a sopravvivere, tu no. Noi facciamo come fanno in tutto il mondo, da che mondo è mondo. Noi siamo come te, ma non abbiamo la presunzione di cambiare il mondo. Il mondo dice... Mors tua, vita mea, il grande mangia il piccolo, e tu sei molto piccolina, e ora ti mangeremo! Per mille lupi famelici, fermi tutti, fermi tutti! Vieni qui, piccolina! Io sono Teseo, e ora quei lupi
faranno parte delle mie fatiche. E non tornate più. Ecco fatto, piccolina. Ora quei lupacci non ti daranno più fastidio. Grazie, straniero. Mi hai salvato la vita. Straniero? Perché straniero? Non sono strano a tal punto da essere chiamato straniero. Forse sono un po' originale. Ma non bollarmi senza neanche conoscermi. Scusa, non volevo bollarti. Sai, a volte, oltre che di birboni senza scrupoli, siamo anche vittime delle parole della nostra lingua. Dimmi chi sei e ti onorerò per quello che hai fatto. Anche se vengo da un paese lontano, lontano. Anche se vieni da un paese lontano, lontano. Anche se vengo da Oriente, dal Medio Oriente. Perché che c'è di male se vieni da Oriente? Dal Medio Oriente. Io, per esempio, vengo dal Sud e so che molti pensano male perché vengo dal Sud. Ma io non ho pregiudizi per i luoghi di provenienza. Quello che conta sono i comportamenti e la capacità di aiutare gli altri. E tu in questo sei stato promosso a pieni voti. Ah, grande! Piccolina, ma dimmi un po', come ti chiami e cosa ci fai da sola nella foresta? Alcuni mi chiamano Pollicina perché sono piccola come un dito, ma io mi chiamo Puccettina. Mi sono smarrita nella foresta mentre andavo a cercare i miei fratelli, che sono prigionieri di un orco cattivo. Ah, vabbè, ma se ti sei smarrita non devi preoccuparti, vedi? Dietro di me sta arrivando la mia dolce metà, Arianna, che mi sta lasciando un filo di tessuto lungo la strada per non perdermi. Cioè, per non smarrire la strada, sai? È facile perdersi in questo labirinto. Ma tu dove stai andando? Io sto andando a liberare alcuni ostaggi che si trovano nelle grinfie di un orco cattivo. Che forse è lo stesso orco che dici tu. Ma tra la mia gente questo mostro si chiama... Minotauro! E ogni giorno si mangia tanti giovinetti precari e giovinette precarie della mia città. Beh, adesso devo sbrigarmi, perché dopo questa impresa devo imbarcarmi con gli Argonauti. E addio, Puccettina. Ah, e salutami Arianna quando la vedi. Ciao, Teseo. Ma come salutami Arianna? Ma dopo che avrai ucciso l'orco Minotauro, come fai a tornare a casa senza Arianna? E chi vuole tornare a casa con Arianna? Ma come? Ma che razza di eroe sei? Vedi, Puccettina? L'eroe è sempre una mezza fregatura. Perché ti vizia delle gare. Quando l'eroe non ci sarà più, dovrai rimboccarti le maniche e fare quello che avrebbe dovuto fare l'eroe. E poi, tra me e Arianna... è tutto finito. Altrimenti, che razza di mezza fregatura sarei? Vedi? Vedi che eroe sono? Sono eroe a tal punto da farti pensare male degli eroi. Un po' come facevano gli antichi. Beh, fammi andare, Puccettina. Un'ardua impresa mi attende. E l'orco Minotauro? No, fuggire da Arianna! Teseo! Teseo, rallenta, amore! Non riesco a starti dietro! Ciao, piccola, fammi passare che vado di fretta! Tu devi essere Arianna! Come fai a conoscere il mio nome? Ho parlato con Teseo! Oh, il mio eroe! Sì, e mi ha detto di chiedere aiuto a te! Ma io sono impegnata! Devo proteggere la fuga del mio amore dopo che avrò ucciso il Minotauro! E anch'io devo andare... Torco, per liberare i miei fratelli ho bisogno di qualcuno che ci faccia uscire da questo labirinto. Va bene, allora vai, non farmi perdere tempo. Ascolta, Arianna, è meglio che tu lo sappia subito. Vieni, siediti. Dai. Respira. Brava. E molla quella palla. Che cosa mi devi dire? Ti devo dire una cosa che non ti farà piacere. No.
Mi fai paura. Io mi riprendo la palla. Molla quella palla. No. Sì. No. Sì. No. Teseo non ti ama. Sì. Come sì? Dovevi dire no. E invece dico sì. Il nostro era un rapporto che non poteva durare. Teseo è troppo infantile. Lui è sempre insoddisfatto, sempre alla ricerca di qualcosa. Adesso sta pensando di imbarcarsi con gli Argonauti. Vogliono andare a Capo Est ed io devo sempre andargli dietro per tirarlo fuori dai guai. Lui parte e non sa se è capace di ritornare. Se non ci fossi io, lui non esisterebbe. Sarebbe ancora perso a vagare da qualche parte. Ma adesso che farai? Che farò? Ma finalmente potrò dedicarmi alla mia attività. Vedi, piccolina, a proposito, ma come ti chiami? Puccettina, ma le amiche mi chiamano Pollicina. Bene, Pollicina. Devi sapere che sto cercando di mettere su nella mia isola una filiera di cotone che parte dal seme e arriva fino al capo confezionato. Ecco perché te ne vai sempre in giro con questo grande gomitolo. Eh già, è un modo per farmi propaganda sulla mia attività. Anche perché così, organizzando e producendo tutto in casa, non dipenderemo più dallo stretto controllato dai troiani, né dalle ingiustizie di Micene o dei pirati fenici. In una parola, scavalcheremo il Minotauro. E tutto questo da sola? Ma no, con i miei conterranei. Devo riuscire a fare tutto dando loro la garanzia della riuscita dell'impresa. Ecco perché ho stilato una serie di regole in cui tutti dobbiamo riconoscerci e che serviranno ad attirare su di noi l'attenzione di tutte le persone lungimiranti di questo mondo. Ma di che regole parli? Ma sai, i controlli sono tantissimi. Vanno dal numero di ore lavorative, all'idoneità dei luoghi di lavoro, all'assenza di manodopera minorile, alla presenza di norme di sicurezza, alla democraticità e alla partecipazione diretta dei lavoratori nell'impresa. Ma se Teseo è partito con gli Argonauti, l'orco è ancora in attività e quindi è ancora lì con i miei fratelli. Già, e là ci sono anche i precari e le precarie della mia isola. Ascolta, un piano. La vedi questa? È una maglietta di cotone. Bravissima. È una maglietta di cotone pulito, a cui il Minotauro è allergico. A lui piace il cotone che sporca l'ambiente, quello drogato nel prezzo, che consuma più acqua di qualsiasi altro prodotto agricolo e che utilizza tanti, tanti pesticidi. Ecco, tieni. E che devo fare? Devi infilare questa speciale maglietta al Minotauro. Devo infilare questa maglietta all'orco? Ma è grande e grosso, mi schiaccerà appena mi vede. Ma no, qualcosa saprà inventarti. E in più, tu sei piccolina, non ti vedrà neppure arrivare. Allora, non appena lui si addormenta, tu gli infili la maglietta e così lui non vorrà né potrà più muoversi. Farai scappare i tuoi fratelli ed i miei precari. Ed io vi aspetterò fuori dall'antro per ricondurvi a casa. Ok, vediamo qual è il piano B. Scusate se vi interrompo, ma devo fare una smentita. Sono Niki e curo le pubbliche relazioni del Minotauro. Volevo precisare che il Minotauro non sfrutta nessuno, che anzi è un benefattore, perché dà la possibilità a chi non è ancora nel mercato del lavoro di iniziare a lavorare. E questi lavoratori, queste lavoratrici, stanno con noi per poco tempo, ma non per colpa nostra. Noi ci terremo con noi per tutta la vita. Sono loro che non esistono. Ok, mi hai convinta. Vado per il piano A. Dammi la maglietta e aspettaci. Io vado con questo... Con questo... Niki. Mi chiamo Niki e faccio il giornalista. Giusto. Con questo giornalista a parlare con l'orco Minotauro. La prego, non lo chiami orco. È un po' suscettibile. Ci scusi un attimo. Allora, io mi nascondo dietro quegli alberi. Quando avrai compiuto la tua missione, grida, Arianna, io vi verrò incontro con il gomitolo e insieme scapperemo via. Va bene. Ma sa che ora che la guardo meglio, la sua faccia non mi è nuova? Ah, immagino. No,
Noi professionisti seguiamo regole professionali e un codice deontologico ferreo che alla fine ci forgiano come con uno stampo. Certi lavori portano ad agire allo stesso modo. Questa frase mi ricorda qualcosa che ho già sentito da Donald, il ciambellano dell'orco, e da Cookie, l'accompagnatore di Polifemo. Beh, a dir la sacrosanta verità, e visto che ormai sarai inglobata, farai parte del nostro team. Ti posso rivelare che il nostro è un grande gruppo. Io faccio parte di diverse società multiorchi che si incastrano e si inseriscono l'una nell'altra come in un grande labirinto, o se vuoi come in tante scatole cinesi. Ma... Anzi, a proposito, sai, mi hanno fatto la proposta di diventare il grande maniscalco del dragone giallo. Sì, è una nuova orcata che sta scavando il mercato globale con lo stile che piace a noi. 18 ore di lavoro al giorno, nessuna sicurezza per i lavoratori e niente tutela sindacale. Va bene, ma se devo entrare a far parte di questa società molti orchi... Multi orchi. Sì, dicevo, se devo entrarne a far parte, devo sapere dove si trova. Ma ci sei già. Noi siamo dappertutto. E vedrai, vado ad annunciarti. Aiuto. Adesso viene davvero l'orco. Forse faccio in tempo a scappare. A non lottare, a scegliere la via più facile, lasciare che il mondo vada come vuole il più forte, anche se il più forte ti sta rubando il tempo, anche se il più furbo ti trasforma in un automa compra tutto, anche se fa del tuo lavoro e dei tuoi risparmi pura speculazione senza scrupoli. Cieca incoscienza, che genera solo disastri umani, economici, sociali e ambientali. Ma sì, io posso ancora salvarmi e conquistare una piccola posizione di privilegio. Forse, a pensarci, c'è sempre qualcuno che vive più a sud di me e io posso sempre dire di vivere meglio di qualcun altro, anche se... a spese di quest'ultimo. Basta alimentare le coscienze. Basta non pensarci. Io non voglio pensare. Non voglio pensare. No. Non voglio pensare ai bambini sfruttati, perché così mi posso comprare un pallone a poco prezzo. Non voglio pensare ai prodotti transgenici, tanto il sapore è lo stesso. Non voglio pensare ai semi che non si riproducono, tanto li posso ricomprare. Non voglio pensare a chi inquina il pianeta, perché è più facile vivere inquinando. Non voglio pensare agli evasori fiscali, perché anzi, voglio imitarli. Non voglio pensare all'acqua che manca, perché un giorno la tecnologia forse, ma molto forse, troverà una soluzione. Non voglio pensare all'umanità che sta per essere inghiottita dall'orco. Non voglio pensare ai miei fratelli che stanno per essere divorati dall'orco. Mamma mia, ma che sto dicendo? Ma io sono qui per i miei fratelli. E se penso che l'umanità che sta per essere inghiottita dall'orco sono i miei fratelli, io non posso evitare di pensare. Sì, è così. Io voglio pensare ai miei fratelli sfruttati. Io voglio pensare all'acqua che manca. Voglio pensare ai risparmi rubati. Voglio pensare al tempo scomparso. Voglio pensare a tutto questo. E l'orco che si avvicina, ma io non scapperò. Io voglio pensare soprattutto a lui. Ah!
Nucci, Nucci! Sento odor di contadini Nucci! Chi è che osa sfidarmi? Non dirmi che sei tu, piccola e minuscola contadina. Come puoi liberare i tuoi fratelli? Come puoi pensare di avviare una tua attività e credere che i miei clienti cominciano a comprare da te? Sei così piccola che non riesco nemmeno a vederti. Io ti mangio in un boccone! Ascolta, Messer Orco. Volevo avvisarti di un pericolo. C'è un eroe, un certo... Come dici? Parla più forte! Ma lei è troppo in alto, io non ce la faccio. Non è un problema per me. Adesso mi adatto a te in un attimo. Così potrai raccontarmi tutto ciò che mi serve. Allora, Kazan! Kazan! Ascolta, Messer Orco, c'è un eroe che sta venendo ad ucciderti. Non mi dire, dimmi per caso, si chiama Teseo? Beh, non dovrei dirtelo, ma vedo che sei già informato. Sì. Allora, non c'è da preoccuparsi. Se n'è già andato, mi ha chiesto una sponsorizzazione per un viaggio che deve fare con gli Argonauti. Adesso sulla nave c'è un mio marchio. Mai fidarsi degli eroi. Già, a volte le apparenze ingannano. Guarda me, per esempio. Sembro cattivo. In realtà faccio solo un lavoro sporco. Creo ricchezza, anche se sono in tanti a ostacolarmi con regole eque solidari. Dove sono i miei fratelli? Tu fai domande, non ti arrendi. E vuoi competere con me? E ti fai forte di tante chiacchiere e aria fritta. Ma guarda come sei, magra, striminzita. Ti mangerò per ultima. Prima mangerò i tuoi fratelli. Adesso dormi. Dormite anche voi. Domani inizierai a lavorare per me come voglio io. Dormi. Dormite. Su, piccolini. Addormentatevi. Il vostro orcuccio non vi vuole male. Addormentatevi fra le mie grinfie, cioè fra le mie mani paffutelle. Comprate. Guardate, caro Osello. Guardate, caro Osello. Comprate le scarpine. Comprate le scarpine. Com, comprate. Com, comprate. Mangiate i conservanti. Mangiate i conservanti. Sprecate acqua chiara. Sprecate acqua chiara. Com, comprate. Com, comprate. Usate i cellulari. Usate i cellulari. Buttate a pensi guasta. Un modello non vi basta. Buttate a pensi guasta. Un modello non vi basta. Com, comprate. Com, comprate. Sprecate e poi comprate. Comprate e poi sprecate. Sprecate e poi comprate. Comprate e poi sprecate. Chiedete soldi a rate. Poi dopo li ridate. Chiedete soldi a rate. Com, comprate. Com, comprate. Lasciate luce accese. Per voi milioni di spese. Lasciate luce accese. Per voi
Bollite e non coprite. Lo spreco favorite. Bollite e non coprite. Lo spreco favorite. Com, comprate. Com, comprate. Un condizionatore. Il tempo ci verrà. Ma non vi preoccupate. Coscienza dormirà. Usate più la macchina. Il gas vi ucciderà. Ma non vi preoccupate. Dormite e poi comprate. Se chi vi pregherà. Ma non vi preoccupate. Se chi si arricchirà. Dormite e poi comprate. Se chi vi pregherà. Ma non vi preoccupate. Se chi si arricchirà. Dormite e poi comprate. Sveglia! Sveglia, piccolina! Se non ti svegli, ti abbaglierò come un pesce! Non si sveglia! Ma io, Ulisse da Itaca, riuscirò anche in questa impresa! Sveglia! 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 Ma che succede? Chi mi ha svegliato? Stavo facendo un sogno bellissimo. C'era un mulino bianco e tanto cibo che usciva a sorridere. Non ti spaventare, piccolina! Sono Ulisse da Itaca, un produttore di vino! Ma perché, scusa, se ti faccio sta domanda, ma perché muovi la bocca e non parli? Sei muta! Chi sei? Se non riesci a parlare, aiutati con i gesti! Ma tu sei sordo? Le tue orecchie hanno qualcosa che non va? No, piccolina, è la tua bocca che ha qualcosa che non va. Cercherò di farmi capire a gesti. Io mi chiamo Pollicina. E tu come ti chiami? Ho capito! Il gioco del mimo! Vai, vai, vediamo, andiamo avanti! Io mi chiamo Pollicina. Sta iniziando dalla prima parola! E tu come ti chiami? Strullone! La prima parola è strullone! Vai con la seconda! No, c'è qualcosa che non va. Guarda ora che succede e vediamo se sono io a non parlare o sei tu che non senti. La 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 la, lo vedi? La la la, lo vedi che baccano che faccio? La 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 la. Ma sei un suo modo di salutare. La 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 la. La 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 la. Lo vedi? Ho fatto rumore con le tue mani. Hai sentito qualcosa? Grande Zeus! Ed up!
caffè, ma sono da mandagate tappe di cera nelle orecchie! Scusa, piccolina! Ho messo queste tappe per non essere attratto dalle sirene! È per questo che Locco non è riuscito ad addormentarmi! Ma tu che ci fai qui? Io, Ulisse da Itaca, sono venuto qui per far conoscere il mio prodotto. Un vino fatto con un rigorosamente con un metodo biologico. Purtroppo io e i miei uomini siamo stati catturati da Pollofemo, o Locco, come lo chiami tu, che produce già una bevanda che ha conquistato il mercato globale. Ma tu come fai a essere libero nel suo anno? Grande Zeus, i toppi! Se questo toppo di cera, io tormento quando Pollofemo fa le sue proposte allettanti. Così ne posso approfittare per trovare una via d'uscita da questo brindo. Senti, forse possiamo unire le nostre forze per cercare di superare le barriere dell'orco e scappare via io con i miei fratelli e tu con i tuoi uomini. Sì, ma come puoi aiutarmi? E la vedi questa? È una maglietta di cotone che renderà innocuo l'orco. L'unico problema è fargliela indossare. Ma tu dici che quella maglietta... Io dico, fidati, poi ti spiego. Va bene, allora io ti posso aiutare, sì. Solo se tu riuscirai a far diventare l'orco piccolo, 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 come quel piccolino, quello lì. Piccolo così. Ma come? Io ci offrirò il mio vino. E gli piacerà sicuramente della sua bevanda. E allora lui me ne chiederà ancora. E allora diventerà più gioioso, più allegro. E poi me ne chiederà ancora, ancora. E poi diventerà più tranquillo. E si addormenterà. E allora noi... Facci, giungoliamo la maglietta! Signor Orco! Signor Orco! Devo parlarti! Forse non risponde perché cambia sempre nome ed è difficile da identificare. Signor Orco, signor Minotauro, signor Polifemo, sono Puccettina, devo parlarti! Ah! Chi è che fa tanto chiasso? Chi cerca di svegliare i lavoratori consumatori dormienti? E io... Signor Orco, sono Puccettina, devo parlarti, perciò vieni con il tuo aspetto adatto alla mia altezza. Spero che tu abbia una buona ragione, altrimenti ti mangerò subito! Vedi, signor Orco, io sono anche coproduttrice di una bevanda che molti chiamano il nettare degli dei. Ma io faccio parte dei nuovi dei, perciò mi spetta, dammela! Sì. Ecco, t'ho servito! Ah, e tu sei quel nessuno? Nessuno, nessuno. E volevi entrare nella grande distribuzione? E così sei socio di questa minuscola contadina. La contadina. Vediamo cosa avete portato. L'odore è buono. È buono. Vediamo se a te piace. Bevi. 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 Ben volentieri. Buono! E allora dammelo! Tu potete scoprire il bouquet! Tieniti il bouquet! Ma il retro costo! Tieniti il retro! Ma è buono! E allora dammelo! Ma è come dare per le porpi! Ma Ulisse, ma che stai combinando? Vuoi rendere il vino all'orco sì o no? Assaggia! Un altro! Subito! Ecco qui.
lavoro. È fantastico. È fluttato. Ha il retrogusto. E anche l'avangusto. Io mi siedo. Portami un altro. Oh, madò. Non ce n'è più bisogno. Si è addormentato. Aiutami a infilargli la maglietta. È già maggio. Mamma mia, vado a fondere. Aiutato. Ecco fatto. Ora non potrà più muoversi, sicura? Non solo non potrà, ma non vorrà più muoversi. Guarda che se quando si sveglia ci raggiunge un baleno. E perché? Perché c'è lo stivale della sette leghe, quello con un basso fa 7 chilometri. No, non li ha più. Consumavano tanto anche per lui e ha comprato un paio di stivali al 7 di metano. Ah, e tu come vuoi a saperlo? Con quel giornalista chiacchierone come Niki è facile sapere le cose. Vabbè, allora io vado a chiamare gli uomini e tu vai a prendere i tuoi fratelli. Sì, va bene. Allora, vediamo un uomo. Mi stai? Mi accogli, c'è un uomo proprio forte. Vieni qua, sei un uomo forte tu. Vedere i muscoli. Aspetta, vediamo un po' se troviamo qualcun altro, no? Vediamo. Allora, dobbiamo fare la prova dei muscoli, capito? Fai così. Ulisse! Sto facendo la prova. Fai così. Ah, sei forte, sei forte. Ulisse, raggiungici, noi chiamiamo Arianna. Allora, Arianna. Al mio 3 dobbiamo chiamare tutti Arianna, ok? 1, 2, 3. Arianna! Più forte! Arianna! 2, 3. Arianna! Mi avete chiamata? Sì, l'abbiamo chiamata? Sì! E i precari e le mie precarie dove sono? Come dove sono? Sono lì che ci stanno aspettando con i miei uomini. Bene, e allora tutti in marcia. Prendete un capo del filo rosso e seguitemi. Prendete tutti il filo e seguite Arianna. Seguiscilo, seguiscilo. Attenzione. Vai dietro di lui, dai. Seguite. Seguite. Della solidarietà e
e tutti insieme usciremo dal labirinto. Come siamo arrivati? Ma se io vedo Orco qui che si sta svegliando, qui siamo di nuovo al punto di partenza. Ma no, Ulisse, Arianna ha ragione. Siamo arrivati perché ora siamo pronti e siamo in tanti. Da oggi potremo continuare la nostra vita senza ricatti e prepotenze. Ogni filo rosso che si collegherà a noi, prendete, ci permetterà di continuare a lavorare senza essere sfruttati. Così l'orco scomparirà. Allora, siete pronti? Al mio tre, tirate. Uno, due, tre. E che facciamo adesso? Viviamo tutti felici e contenti? No, Ulisse, questa non è una favola, è la realtà. Perché molti da quel giorno, come noi, cominciarono a lavorare con dignità e qualità.
Marino. Oggi è il tuo compleanno, quindi auguri! Auguri! Beh, che dire, ci auguriamo che vi siete divertiti. Vi ricordiamo che martedì prossimo c'è una replica, quindi se lo spettacolo vi è piaciuto passate parola, ci sono ancora... Se non hanno capito niente, possono rivederlo. Dite di prenotarsi perché i posti sono limitati, ne abbiamo ancora qualcuno libero. E l'H vi ringrazia, prosegue il trentennale, quindi noi siamo contenti, operativi, attivi, un po' stanchi, però ce la faremo. Grazie a tutti voi, buona serata, alla prossima. Ciao. Con il microfono acceso, grazie. Al pari andava interferenza, ma si sentiva come si sentiva. Tanto che si capiva, e allora tagliamo il proprio. Poi certe volte anche faceva interferenza con quello di quell'ambientale. Grazie, meglio di prima sicuramente.